In questo numero di Rally, Campionato Mondiale Rally, Tour de Corse. Campionato Nazionale Rally Aperol, Rally Targa Florio. Il campione del mondo in carica vince anche in Corsica. Sainz irresistibile. Se si eccettua il Rally Safari, dove Carlos Sainz si è ritirato per un cedimento meccanico quando era comunque in testa, delle quattro prove del Mondiale Rally finora disputate, ben tre sono finite nel carniere del pilota spagnolo, campione del mondo uscente e probabilmente rientrante. Anche il Rally Tour de Corse, il micidiale tutto asfalto dell'isola francese, è stato preda della insaziabile fama di vittorie di Sainz, che ancora una volta ha sfatato un mito. Come è già successo per il Rally Mille Laghi e per il Rally Rack, considerati da sempre terreno esclusivo di caccia degli specialisti nordici, almeno fino all'avvento dell'implacabile pilota spagnolo, anche il Rally Tour de Corse porta adesso il marchio di Sainz, che ha interrotto una lunga serie di nomi francesi nell'albo d'oro. Oltre a questo dato, importante ma abbastanza platonico, resta il fatto che nel Mondiale Marche e Piloti, il passo vincente del Matador e della Toyota Celica Pirelli, ormai una seconda pelle per lo spagnolo, non trova ostacoli nel suo incedere. In Corsica, a parte il furioso ma infruttuoso andare dei due Pierini, Arm Schwarz, con la Toyota che porta spesso in testa alla gara ma quasi mai all'arrivo, e François Delecourt, tradito dalla vettura sulle strade di casa sulle quali stava di nuovo impazzando, è stato ancora Didier Auriol, con la Delta Fina del Jolly Club, a tenere Sainz sotto pressione fino alla fine. Perduto il vantaggio che le gomme Michelin hanno sempre avuto nei confronti delle Pirelli, sugli abrasivi asfalti corsi, e con una Delta che soffre sempre più la crescita della concorrente celica, Auriol ha messo molto del suo per ottenere il massimo possibile, che si è concretizzato in un secondo posto finale che lo rilancia nel Mondiale Piloti e che limita i danni nel Marche per la casa torinese. In questa ottica, infatti, nullo è stato il contributo portato da Bruno Savy, che ha concluso con un'uscita di strada una gara opaca, mentre poco consistente è stato l'apporto dell'altro lancista nei colori martini, Yves Loubet, giunto alla fine sesto. Loubet, purtroppo, è stato ancora una volta protagonista di un'uscita di strada nelle primissime fasi della gara, dove ha lasciato oltre 10 minuti. Il suo andare forsennato e positivo per tutto il resto del rally, con una rimonta che lo ha portato dal 64esimo al sesto posto, non cancella però la macchia che ha condizionato fin dall'inizio la sua prestazione. Se dunque Auriol ha salvato l'onore della Lancia, Franco Cunico è stato il migliore dei piloti Ford, con un terzo posto assoluto da incorniciare. Con la Sierra Tamoil della Ford Italia, il vicentino cercava fortemente, oltre che la prestazione di rilievo, anche la sua rivincita nei confronti del team ufficiale anglo-tedesco, che lo scorso anno lo ha scaricato senza tanti complimenti. Nonostante una limitata disponibilità di ricambi, Cunico ha viaggiato costantemente ad un ritmo elevato, riuscendo anche ad annullare lo svantaggio di avere disputato le ultime due tappe con un cambio a 5 marce, reperito fortunosamente. Il terzo posto in Corsica, quindi, oltre che porre nuovamente Cunico all'attenzione del Giro Mondiale, gli ridà nuova carica anche in vista del ritorno al campionato Rally Totip di casa nostra, dopo il brusco stop al Costa Smeralda. Di rilievo anche il quarto posto del belga Marc Douet,
con la Toyota Fina che ha cercato, seppur senza successo, di insidiare il terzo posto di Cunico. Come senza dubbio soddisfacente è stato il debutto mondiale della Renault Clio 16 valvole, che ritirato Ragno T ha visto Bugalski concludere con un positivo ottavo assoluto. Vediamo adesso come è maturato l'ennesimo successo di Sainz. Il rally delle 10.000 curve, come anche conosciuto il Tour de Corse, assai più che con la sua denominazione di Rally di Francia, si apre con le quattro speciali della prima minitappa. Come già in Portogallo, sono Schwarz e Delecour a salire in cattedra, anche se Sainz si aggiudica la prima brevissima speciale. Il tedesco della Toyota passa in testa subito dopo, trascinandosi dietro il francese della Ford, che vince il terzo impegno. Si lotta sul filo dei secondi, con Sainz che lamenta un forte mal di schiena, curato sul campo dal suo massaggiatore personale. Mentre su questa speciale Loubet esce di strada, perdendo oltre 10 minuti e sprofondando al 64esimo posto. Brivido anche per Schwarz, su questa tiratissima terza prova, che compie un test a coda spettacolare, ma fortunatamente senza conseguenze. Si riprende comunque prestissimo, va a vincere l'ultimo impegno della giornata, segnando anche il nuovo record della prova, e chiude in testa la tappa con 12 secondi su Delecour, 15 su Sainz, 38 su Auriol, primo delle Lancia con la Delta Fina. Cunico è già con i primissimi al quarto posto. La prima speciale della seconda tappa scuote subito la classifica. Schwarz è di nuovo in testa coda, perde 15 secondi e la leadership della corsa a favore di Delecour, mentre Sainz paga un minuto di ritardo al controllo orario, perso per la sostituzione dell'intercooler del turbo, retrocedendo al settimo posto. Le Toyota ripartono però immediatamente all'attacco, con Schwarz che riprende il comando della gara, mentre Sainz è impegnato a recuperare il ritardo, risalendo in un sol colpo due posizioni. L'altalena Schwarz delle Cure si interrompe per alcune speciali, con il tedesco in testa ed il francese ad inseguire, mentre alle loro spalle Sainz continua a recuperare, così come Loubet, mentre si ritira a Sabi, uscito di strada. La prova speciale numero 10, la più lunga del rally con i suoi 49 km circa, è stata fatale a Schwarz, complice anche la grandine, sulla quale arriva troppo veloce. Il tedesco esce rovinosamente di strada, abbandonando tra gli arbusti i suoi sogni di gloria. Delecour è così il nuovo capo classifica, ma alle sue spalle si fa luce Auriol, appaiato da Sainz. Il portacolori Lanciafina nel giro di due prove speciali, dove tira al massimo, riesce a mettere un pugno di secondi tra sé e Sainz, ma fatto ben più importante, conclude la tappa e in testa al rally, in condominio con Delecour. Sainz però è a soli 19 secondi, al terzo posto, con Cunico tranquillamente quarto. Si attende uno spettacolo pirotecnico per la terza tappa, con il contemporaneo e prevedibile attacco di Auriol e Sainz. Le prime tre speciali, invece, mostrano un Delecour che riesce agilmente a conservare il primato fino a che la pompa della benzina della sua Sierra non va in tilt, facendogli perdere oltre 16 minuti. Sainz ed Auriol non riescono però ad accorgersi della disperazione di Delecour, impegnati come sono a battagliare per la testa della corsa, che a questo punto condividono. Nelle restanti tre prove che concludono la tappa, Sainz cerca di allungare,
ma il suo sforzo trova in Auriol un degno contrappeso ed il francese della Lancia riesce a contenere lo svantaggio in soli 11 secondi. Ormai il discorso vittoria è ristretto a loro due, mentre Cunico, ottimo terzo, controlla alle sue spalle il ritorno di Due con la Toyota fine. Sarà dunque la quarta ed ultima tappa a decidere le sorti del Rally Tour de Corse 1991. È Delecure, in piena rimonta, dopo aver assorbito il dispiacere della terza tappa, ad aprire le danze, staccando un tempone nella prova di apertura inferiore di ben 22 secondi al record della speciale. Purtroppo per lui, però, è il canto del cigno, poiché nella prova successiva la trasmissione della sua Ford lo appieda definitivamente. Sainz, intanto, continua a rosicchiare secondi ad Auriol, non riuscendo comunque a mettere tra sé e l'avversario un divario tranquillizzante, almeno fino alla speciale di Liemone, una lunga di circa 44 km. Qui si decide il rally. Un po' tutti lamentano problemi di gomme, che si deteriorano a vista d'occhio sull'interminabile speciale. Ma è Auriol, in crisi pneumatici già dopo pochi chilometri, a subire i danni maggiori. Ben 30 secondi tra Sainz ed Auriol sono il terribile definitivo verdetto della prova, che sommati ai 20 già in passivo, diventano 50. Il francese è furioso ed abbattuto. Il Tour de Corse, dopo tre speciali pro forma, si conclude ad Ajaccio con Carlos Sainz, di nuovo davanti a tutti. Auriol è secondo. Tutto sommato, il buon bottino di punti lo rilancia nel Mondiale, ma soprattutto la sua generosità ed il suo impegno consentono alla Lancia di proseguire, pur con un certo affanno, l'inseguimento alla Toyota nel Mondiale Marche. I passaruota, che erano di dimensioni troppo modeste, era migliorabile per quanto riguarda il raffreddamento motore, soprattutto era migliorabile per quanto riguarda il turbogruppo, che era di dimensioni troppo piccole per poter essere sviluppato a livelli superiori di potenza. Abbiamo introdotto queste modifiche ed è nata la terza evoluzione, che ha aggiunto alla delta integrale il fatto di essere dotata di un motore 16 valvole e quindi in grado di essere sviluppato a livelli ancora superiori di prestazioni, soprattutto di coppia. Ecco, e questa è l'attuale vettura che noi pensiamo sia ancora, siamo certi, ancora molto competitiva, soprattutto in un rally come questo, come il Tour de Corse. È già una vettura affidabile, anche se naturalmente non può, si può pensare che possa competere con le Toyota, le Lancia e le Ford per l'assoluto, almeno per adesso. Sur un terrain très spécifique comme la Corse, une petite voiture. In compenso, una vettura piccola come questa sulle strade tormentate della Corsica ha delle buone possibilità. Abbiamo poi un pilota sperimentato come Ragnotti, che però ricordo si è ritirato. Riteniamo insomma di essere ben forniti per poter partecipare sempre da protagonisti. Nella speciale 17 il giovane francese Delecure, leader della gara con la sua Forcier, perdeva oltre 15 minuti a seguito della rottura del filo elettrico della pompa della benzina. Intanto vedete in azione con il numero 6 Loubet, che doveva essere uno dei protagonisti con la Lancia e che è un altro dei piloti sfortunati, soprattutto all'inizio della gara. Ma vediamo che cosa succedeva dopo il rallentamento di Delecure. Si portavano dunque al comando della gara ex aequo il francese Auriol con la Lancia, vincitore della gara corsa per tre edizioni, come dicevamo, e lo spagnolo Sainz con la Toyota. E questa è la seconda volta dall'inizio di questa edizione della prova che Auriol si trova a dividere la prima posizione con un altro equipaggio, ieri con Delecure, oggi con Sainz. Gara dunque incerta, che regala ai moltissimi appassionati che si trovano disseminati lungo i tortuosi tracciati cronometrati emozioni e spettacolo. Il belga Due con la Toyota non si è assolutamente risparmiato e diversi tratti cronometrati si è classificato alle spalle di Battistrada. Tra i ritiri della giornata anche il francese Béguin su Ford 4x4 per problemi meccanici a due prove dal termine. Il pilota Corso Loubet, l'abbiamo visto prima col numero 6, con la Lancia, ha recuperato ancora e si trova ora in decima posizione.
Domani quarta e ultima tappa della gara da Calvia ad Ajaccio per un totale di 336 chilometri, di cui 177 divisi su 7 prove cronometrate. La partenza verrà data... Il campione del mondo Carlos Sainz ha ripreso la marcia vittoriosa. In questo 35esimo giro di Corsica, quarta prova del campionato mondiale Marche e quinta del campionato piloti, vedete Sainz a un controllo orario col suo compagno Moya, il pilota spagnolo, dopo l'arresto in Kenya, ritiro che non lo toccava fin dal lontano Portogallo del 90, aveva avuto 14 risultati utili consecutivi, il cui peggior risultato era un quarto posto, ebbene Sainz ha ripreso una marcia che lui spera sia vittoriosa. Lo vediamo in azione con la sua Toyota Celica numero 2, mentre adesso è la volta dello sconfitto con l'onore delle armi, Didier Auriol con Oxelly. La svolta della corsa si è avuta nella quarta delle sette prove di quest'ultima tappa del Giro di Corsica, la prova di Laimone, 45 chilometri, si è tornati in questo rally di Corsica dopo sei anni alle prove di lunga lena e l'incognita era rappresentata soprattutto dai pneumatici. Come sentiremo dalle interviste dopo appunto questa prova di Laimone di 45 chilometri, la scelta delle gomme da parte di Auriol non è stata forse la più felice o la più fortunata, fatto sta che ha preso 29 secondi che hanno portato decisamente in vantaggio Sainz e quindi senza più possibilità di rimontare nelle restanti tre prove. Ma vedete adesso in azione Cunico, terzo arrivato con una Ford Sierra Cosworth praticamente privata e quindi particolarmente meritevole di lodi. E vediamo adesso in azione il campione belga Mart Duez, che correva con una Toyota semi-ufficiale. In questo rally dalle 10.000 curve, il suo miglior risultato nelle gare ridate lo ha ottenuto conquistando il quarto posto e dimostrando una notevole maturità agonistica dopo le delusioni di Monte Carlo, dove correva con la Toyota ufficiale del Portogallo. Nella classifica quindi, dopo Sainz, Moya, Auriol e Oxelly sono a 1° e 5 secondi dal vincitore, Cunico a 6° e 10 secondi, mentre per quel che riguarda Duez il distacco è di 7° e 43 secondi. Wilson Grist, che vediamo adesso in azione con la Ford Sierra 4x4, si sono classificati al quinto posto a 11° e 50 secondi. Quanto al pilota corso Yves Loubet, che era uno dei favoriti della corsa al volante della Lancia, dopo la sfortunata prova nella prima tappa, quando a seguito di un'uscita di strada precipitava in 64esima posizione, è riuscito a recuperare e a concludere in sesta posizione assoluta. In classifica, dopo la terza tappa di 11 secondi, ne rosicchia altri due a Auriol. Altri tre li guadagna nella seconda prova e ancora cinque nella terza, quindi è una progressione. Progressione che porta addirittura il suo vantaggio sui 45 chilometri della prova di Laimone a 29 secondi, 39 totali. Auriol cerca di reagire nella penultima prova, riprende 3 secondi, poi ne perde però altri 6 e altri 12. Il distacco finale, quindi, come dicevamo, è di 1° e 15 secondi. Valutazione di carattere tecnico. Sui pneumatici si è già detto, forse una scelta infelice, forse la Pirelli ha centrato meglio l'obiettivo, perché la Michelin quest'anno, pur garantendo la fornitura alle Lancia, non riesce forse a tenere il contatto tecnico con questo ambiente esasperato come quello della Formula 1 e a garantire quindi la dovuta assistenza. Per quel che riguarda le vetture, tecnicamente sono tutte piuttosto simili, tranne appunto il caso della BMW che vediamo inquadrata in questo momento. Si tratta, per le tre macchine protagoniste, cioè per la Lancia, per la Toyota e per la Ford, di vetture a 4 cilindri, 2 litri, 16 valvole, turbo sovralimentate con trazione integrale sulle quattro ruote. Per...